Sabato 11 ottobre 2014 è una data importante per le Marche e per Jesi, recentemente nominata a Bruxelles Città Europea dello Sport. La segreteria organizzativa del Circolo Cittadino di Tennis è riuscita a confezionare un evento molto interessante sulle origini del gioco del tennis. Ascoltiamo il primo intervento, quello iniziale, di Gianni Clerici. Poi è il turno del professor Ugo Bazzotti, docente all'Università Cattolica di Milano, socio ordinario e vicepresidente dell'Accademia Virgiliana. Ecco un estratto del suo intervento sul gioco delle balette alla corte mantovana. Dell'archeologia del tennis da questo punto di vista, perché altri materiali specifici non sono ancora stati trovati, ormai questa coppia è di questo interesse, come vedremo.
vediamo una pianta di Palazzo Te che risale al 1780 circa. Si vede il palazzo circondato da giardini, orti, peschiere, e vedete che in questo punto c'è una fabbrica che sporge dal quadrilatero delle mura. Era questa la racchetta o balletta, quindi il campo da tennis coperto in cui Carlo V gioca la sua partita. Questo edificio viene demolito nel 1784, ne rimangono, ecco, si trova esattamente in questa posizione, questa è una veduta aerea del palazzo, e una carta, una veduta prospettica di Gabriele Bertazzolo del 1628 ce lo mostra abbastanza visibile, proprio come tipico campo da tennis coperto, molto alto, vedete, è alto come il resto del palazzo, e con le finestre collocate in alto per ovvie ragioni, non dovrà essere colpite appunto dalle palle lanciate dai giocatori. Le dimensioni sono dimensioni notevoli, lo scaino appunto le collocherebbe tra quelle medio grandi dei campi da tennis coperti, sono 22 metri di lunghezza per 10 di larghezza. Francesco II era il marito di Isabella d'Este, e scaino che dedica al Duca d'Este il suo trattato di tennis ci dice che la corte stessa, la corte di Ferrara, era certamente appassionata e edotta proprio di questo sport particolare, particolarmente appassionati, come ci saranno poi altre relazioni fra poco. E quindi questa parentela diventa anche comunanza di interessi e di passioni, e questo è dimostrato anche dall'esistenza della, come si coltiva il gioco del tennis alla corte di Manzo. Quelle che lo scaino definisce palle sode, per distinguere dalle palle ad aria, che erano gonfiate d'aria proprio, avevano una valvola, si gonfiavano con una pompa, cosa incredibile perché non esisteva la pompa, no? Per creare la camicia interna, ma riuscivano a farlo. Queste invece erano riempite, dice lo scaino, riempite di lana, comunque di pelame ovviamente animale, pressato, che dava loro il peso, la massa e anche l'elasticità sufficiente per essere pronte all'uso appena uscivano dalla mano dell'artigiano. Invece quelle ad aria dovevano essere gonfiate, tenute gonfie, eccetera. Le vediamo da vicino, vedete quanto sia costipato, per esempio, il pelame che c'è qui dentro. Non sappiamo esattamente di che cosa sia fatta questa pelle, di che cosa si è fatto, da dove provenga quel pelo. Ecco perché dicevo, sarebbero interessanti indagini come si fanno in archeologia per il carbonio 14. Nei documenti ho trovato che c'erano a corte, c'erano i baroneri, cioè quelli che costruivano le palle, e che si parlava di pelle di gatto, forse più morbida e più duttile di quella di altri animali, non si sa. Vediamo rapidamente, molto interessante anche tra le tre palle questa, che io in un primo tempo ritenevo legata perché magari si stava rompendo, invece Gianni Clerici mi ha detto no, guarda che le facevano così, uscivano già con questo rinforzo particolare, e infatti sull'enciclopedia pubblicata anche lo stesso Gianni ci sono le immagini proprio della legatura di una palla, questa è la più bella, Santa Barbara, sono custodite nella basilica, e questa sembra quasi pelle di pecora, di capra, sembra, assomiglia molto alla pergamena levigata, e sono dipinte a fiori. Qui si vede molto bene la corolla di una rosa, si vedono il fogliame che un tempo era verde e poi ovviamente il colore è decaduto. E vedete come sono cucite con sapienza, e sono così lisce, e le cuciture sono così ben ridotte al di sotto, diciamo, della superficie esterna della sfera, che si può pensare che queste fossero, anche per il fatto di essere dipinte, destinate al gioco della mano più che a quello della racchetta.
Comunque c'era un gioco della bella. Ora ascoltiamo alcune clip tratte dall'intervento del professor Alessandro Tosi, docente di storia dell'arte moderna presso l'Università di Pisa. Capiremo come il principe Federico Ubaldo della Rovere giocava a tennis. La vostra curiosità si posa soprattutto su quella mestola e quella palla. La balletta trovata proprio in occasione della mostra del 2004, dove il riferimento al gioco è così preciso e così puntuale da obbligarci a trasferire il discorso dall'immaginazione all'immaginario, cioè una visualità pienamente comprensibile e condivisa che traduce il complesso di relazioni, motivazioni culturali e sociali che spiegano il perché di quel riferimento in quel contesto e a quella data. Un ritratto di corte ufficiale da leggere con intensa partecipazione emotiva e riflessiva in un'occasione esclusiva e straordinaria di porre interrogativi e inseguire risposte che partono da lontano corsi in attesa, tanto più intriganti, arrivano così vicine da farci sentire non più spettatori, ma complici. Nel quadro e in alcune incisioni fiammiche di fine Cinquecento, ad esempio, la presenza della racchetta e delle balette, appunto, diventa motivo ricorrente e significativo, non solo in un'accezione moralizzante, questa è un'incisione appunto di fine Cinquecento, dove racchetta e palline utilizzate, attenzione, non rappresentate in dettaglio, sono associate agli altri giochi, che sono comunque tentazioni al soldato cristiano e al militare del gioco della corda. Con una scrittura che, concludo citandola, perché va seguita, perché anticipa tanta letteratura anche contemporanea sul gioco del tennis in modo straordinario. E da qui nasce la soluzione di quell'effetto, soprattutto i giocatori di tennis, prestino attenzione perché è spiegato benissimo l'effetto di taglio, che i giocatori di pallacorda più esperti fanno con il loro vantaggio, cioè di ingannare l'avversario con trinciare, che tale è il loro termine, la palla, cioè rimetterla con la racchetta obliqua, in modo che le acquisti una vertigine in se stessa contraria al motoproiettile, da che ne seguita che, nell'arrivare in terra, il balzo che, quando la palla non girasse, andrebbe verso l'avversario, porgendo il consueto tempo di poterla rimettere, resta come morto e la palla si schiaccia in terra, o meno assai del solito rimbalza, e rompe il tempo della rimessa. Per l'intervento successivo prende la parola il dottor Egizio Trombetta, giornalista, che parla alla folta platea presente della pallacorda in Vaticano e di Caravaggio. Ascoltiamo questo breve contributo. Tennis, il maggiore Winfield del 1876, se non erro, brevettò un gioco che era già noto. In realtà il tennis non è che è stato inventato dagli inglesi, il tennis già esisteva, anche se forse aveva delle sfumature diverse. Quindi in realtà il tennis si è sviluppato nel Rinascimento prevalentemente, adesso lasciamo stare se poi alla fine le prime tracce sono state trovate in Francia nel 1300, però di fatto si è sviluppato nel Rinascimento italiano e questo è certo. Sono andato praticamente a cercare in più parti per cercare di capire se c'erano delle connessioni, delle cose. Poi alla fine una delle cose che si può fare è cercare di trovare delle piantine in dei palazzi rinascimentali. Allora, partendo da una letteratura di base, che può essere il libro di Gianni Clerici, può essere un'altra pubblicazione di Chieste Ponte, ma ce ne sono anche altri. Diciamo, si capisce bene quali sono le famiglie interessate, i Desti, i Farnese, gli Aldobrandini, eccetera. Alla fine, ogni palazzo rinascimentale del 1500, 1600, in alcuni casi anche 1000, forse 1400, c'è la possibilità che ci sia un campo di pallacorda. Come si fa a riconoscere se c'è un campo di pallacorda? Bisogna ritracciare le piantine. Allora, inizialmente la cosa più semplice è quella di andare a vedere le pubblicazioni che sono state già fatte, prendere il librone che di solito è dotato ogni palazzo rinascimentale e cercare di vedere se ci sono delle piantine e all'interno vedere se ci sono delle misure che corrispondono. In genere la misura di un campo di pallacorda è circa 27x9, a volte è più corto, a volte è più stretto, a volte è più largo, però di fatto a quelle misure la professoressa Valeri,
e ha detto: senta, io ho queste incisioni, sono convinto che in qualche punto del Vaticano c'era qualcosa di particolare. Poi c'è una nota, purtroppo è un po' sfocato l'incisione in questo caso, ci sono delle pubblicazioni dove si scritto corridore orientale del Bramante, corridore orientale. In realtà quel corridore orientale corrisponde praticamente a quella che attualmente è quello che viene chiamata la Galleria Chiaramonte, praticamente una specie di corridoio in realtà, che porta alle stanze papali, dove adesso ci hanno messo praticamente una serie di statue, una serie di sculture. All'epoca in realtà era ben diverso. Allora, praticamente questa è la Galleria Chiaramonti. Purtroppo, ecco, diciamo che qui purtroppo viene tagliata. A un certo punto praticamente qui, a questa altezza qua, adesso è tutto aperto, mentre all'epoca, metà del Cinquecento, praticamente qui c'era praticamente un muro. E come vedete qua c'è questa forma un pochino curva, praticamente corrisponde alla fontana che abbiamo visto poco fa, che ve la faccio rivedere. Vedete? Questa qui è la fontana che fu collocata in quella posizione, in quella specie di stanzone, intorno alla metà del 1500, sotto il Papa Giulio III. Di fatto, poi quella fontana poi alla fine, questa composizione rimase in questa composizione circa fino al 1770 all'incirca, poi furono cambiate, diciamo fu smembrata questa condizione, questo omaggio diciamo era familiare con questo gioco. Lui, c'è un episodio noto che nel 1606 lui uccise un uomo proprio nella Pallacorda a Roma, via della Pallacorda. Praticamente era un edificio adiacente a Palazzo Firenze. Nel prossimo contributo filmato scopriremo il gioco del trincotto, usato nel periodo sabaudo per l'educazione dei principi. Illustra la dottoressa Alessandra Castellani Torta, scrittrice specializzata in ricerca di immagini dal gioco del 600. Il gioco di pallacordo di racchetta si chiama trincotto, la derivazione è dal latino trinciare, ha una corrispondenza nello spagnolo trinchete, però mentre in lingua spagnola trinchete indica soltanto il luogo del gioco e il gioco stesso è definito come gioco della pelota, in Piemonte la parola trincotto indica sia l'edificio in cui viene giocata, in cui viene svolta questa attività ludica, che il gioco stesso. Il carattere di Soggi è estremamente semplice rispetto a questo tennis del 600, in cui diciamo che era come giocare a tennis giocando contemporaneamente anche a bridge. E dal punto di vista dell'educazione del principe è una cosa molto importante, perché comporta un gioco antico, un concetto di destrezza che è fisica e mentale. E bisogna anche ricordare che un periodo preso in considerazione, particolarmente per i Savoia, il sovrano andava in guerra, si metteva alla testa dell'esercito. E se non combatteva, come rimbambele Filiberto, in prima persona, e sopportava le fatiche dei campeggiamenti, cioè non sempre in queste marce di guerra si trovavano residenze adatte ad ospitare un sovrano, e quindi la fatica, quindi, appunto, diciamo che dal punto di vista della dinastia sabauda l'importanza del gioco come addestramento del fisico è. L'ultimo intervento è di Franco Alciati, presidente dell'Associazione Collezionisti di Tennis. In questa breve sintesi ci parlerà della storia delle palle da tennis in Italia. Ascoltiamolo. Peraltro non è neppure un'impresa molto semplice poter così entrare in possesso delle prime palle, diciamo, del tennis moderno dei primi del Novecento. Palle che oggigiorno sono molto ambite dai collezionisti un po' di tutto il mondo, sono molti gli stranieri interessati, ma anche italiani, e palle che vengono contese soprattutto in occasione di aste
livello internazionale sullo sport in Inghilterra, in Francia, ma anche su quelli online, dove sovente raggiungono anche prezzi molto così significativi, abbastanza altini. La palla da tennis di questi anni ha la particolarità di essere cucita, cucitura che rende di per sé le palle fra di loro non perfettamente uniformi. E questa cucitura, con dei cambiamenti e delle migliorie, diciamo, di lavorazione, permarrà sino al 1929, quando poi verrà soppiantata dalla nuova tecnica della vulcanizzazione italiana, nasce nel 1928. Nel 1928 la Pirelli, già operante sin dal 1872 nell'industria della gomma, fabbrica la prima pallina a Milano, esattamente in zona Bicocca, avvia la produzione proprio in un'ottica di diversificazione dei suoi prodotti e nello stesso tempo per aumentare anche quelli riguardanti lo sport. È un inizio indubbiamente non semplice per l'azienda italiana, perché la concorrenza in Italia in quegli anni esercitata dalle ditte inglesi è piuttosto forte. Slazenger, ma in particolare la Dunlop. Dunlop che proprio in quegli anni è la palla autorizzata ufficialmente dalla Federazione Italiana Tennis. Un anno molto importante per la Pirelli è il 1936. Il 1936 è l'anno delle famose sanzioni all'Italia di Mussolini, è l'anno che di colpo blocca le importazioni e quindi di colpo gli italiani non possono più di fatto o con difficoltà acquistare le palline in Inghilterra. Questo fa sì che l'azienda italiana aumenti la sua produzione proprio per rendere così più facile, diciamo, la copertura del fabbisogno interno. Questo porta che nel 1937 una nuova palla chiamata Pirelli Super Extra, una palla, come dicono le cronache del tempo, particolarmente veloce, conquisti di fatto un po' tutta la penisola italiana e sia un po' la palla, diciamo, degli italiani. Come dicevo, la Pirelli sarà praticamente l'unica a proporsi sul mercato e un particolare successo avrà la palla del 1961, una palla rinforzata in nylon, una palla particolarmente fortunata per Nicola Pietrangeli, perché con questa palla vincerà gli internazionali d'Italia che quell'anno, l'anno del centenario dell'unità nazionale, vennero giocati a Torino. Batté il grande Vera, una partita indimenticabile. La produzione di palle Pirelli poi continua sostanzialmente per tutti gli anni 70. Negli anni 70 nascono altri modelli, tipo la Pirelli Viva, tipo la Pirelli Torneo, una palla utilizzata in molte competizioni a livello internazionale, la P1, una palla senza pressione, poi la palla Nox, è una palla utilizzata prevalentemente per la luce artificiale, una palla gialla, e anche per migliorare la visibilità sia a spettatori che pubblico televisivo. Sono le palline da tennis Pirelli, ma meglio ancora oso dire Gabri, che sono praticamente introvabili, sono ricercati in primis dai collezionisti che cercano più che altro di accaprarsi quelli degli anni dai 30 ai 50, quelle più senz'altro interessanti. Ma ultimamente sono anche oggetto di interesse da parte degli organizzatori di tornei vintage che le acquistano proprio per queste competizioni, diciamo, del tennis in bianco. Siamo alle conclusioni, affidate all'assessore allo sport del Comune di Chiesi, Ugo Coltorti. L'amministrazione pubblica infatti ha collaborato con il Circolo Tennis all'organizzazione dell'evento e mentre a piano superiore è tutto pronto per la cena di gala, arrivano doverosi ringraziamenti. Ha avuto l'intuito e lo spunto del fuoriclasse, perché avete trovato Rubens e le palette all'interno della nostra pinacoteca è come aver fatto due ace a un tie break alla finale del Roland Garros, per cui calcisticamente parlando è veramente un fuoriclasse, un numero 10. Grazie per che si è diventata, è stata nominata Città Europea dello Sport nel 2014 e per tante cose, tanti motivi, motivazioni legate ai numeri, perché siamo una città che ha il 43% di iscritti a una società sportiva, numeri straordinari, ma è anche vero che abbiamo anche tantissimi campioni e questa cosa
magari molte volte pensandoci, ma come mai Jesi, una città di 40.000 abitanti, e nascono Roberto Mancini, Luca Marchigiani, tutte le campionesse della Scherma, la Vezzali, la Trellini, c'è cioè qualcosa di strano nell'aria. Forse oggi abbiamo una risposta, che probabilmente la lungimiranza di chi governava, chi amministrava, risale al 1600, per cui probabilmente la lungimiranza di chi poteva investire sullo sport e l'attitudine dei cittadini jesini ha fatto sì che poi nel tempo questo si raggiungesse.